Amici italiani, sono Mariano De Santis, fondatore, sostenitore e organizzatore della lista Nostalgia di Te. Una lista nata dall'esigenza di un cittadino italiano di veder realizzati tutti i punti previsti dalla legge numero 205, di cui ormai ognuno ne conosce l'esistenza. Ho dovuto lavorare molto intensamente per mettere insieme tutti i candidati in ordine di formare la lista ideale per il nuovo Comites che con orgoglio andrò a presentarvi. Amici, mi appello al vostro buon senso affinché il vostro voto non venga perduto. Il vostro voto è molto importante e nello stesso tempo è una responsabilità che verrà allargata a tutta la collettività italiana. È vostro dovere quindi di andare a votare con le idee chiare. Ricordatevi che non si va a votare per il cavaliere, il commentatore, il ragioniere o per fare un favore all'amico. Dobbiamo tenere presente che il voto va dato a chi disinteressatamente rappresenterà la nostra collettività per i prossimi 5 anni. A nostro avviso non è il titolo, la posizione sociale che deve rappresentare la nostra comunità, ma persone con alto spirito di dedicazione per mantenere l'impegno di divulgare tradizioni, anche se con un po' di nostalgia, a tutti gli italiani all'estero. Ed è a questo punto, cari amici, che voglio ricordarvi che i candidati della lista Nostalgia di Te, a mio avviso, sono gli unici che possono tenere fede ai loro impegni nei vostri riguardi. Infatti, Orlando Vittorio, Granafè Enrico, Chilem Michel, Abate De Blasio Maria, Mancino Florence, Salvatore Augusto, Muscaritolo Michela, Gaetano Antonio, Scirocco Prisco, Pizzorno Valerio e Piccinini Carlo non si sono mai vantati, pur avendone i titoli, di essere dottori, avvocati, ingegneri o professori. A questo punto, cari amici, sento il bisogno di ringraziare sia mio padre che mio zio Antonio De Santis per aver mantenuto vivo in me lo spirito tipico italiano. E non esagero affermando che senza il loro appoggio morale e senza la loro volontà di realizzazione e di concretizzazione di obiettivi ben precisi, oggi Nostalgia di Te non esisterebbe. Votate quindi e fate votare per Nostalgia di Te, simbolo di unità in seno alla nostra comunità. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ringrazio per il sostenimento che sicuramente ci darete. Thank you. Grazie. Buonasera, sono Angelo Vinciguerra, presidente di...